Cage, a tutti i ragazzi e benvenuti per questo nuovo gameplay di Amnesia The Dark Descent. Qui con il vostro Vale 93 Pa. Interessantissimo, carissimo Agrippa. Comunque, adesso uso un po' di acciarini così siete tutti più contenti, dato che ne ho 88, madonna, non penso che nessun giocatore al mondo di Amnesia ne abbia mai avuti così tanti. E ehi, cosa abbiamo qui? Una Tinderbox. Qua non c'è nulla, immagino. No, a parte una bottiglia inutile. Via. E un po' di problemi con i controlli. Tinderbox. Una nota, leggiamo. Agrippa, bla 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 bla. Quindi c'è... Quindi si parla di una pozione che possa aiutare Agrippa a vivere o a rimanere in vita. Dipende dal... da come lo volete definire, se in vita o morente. E non c'è niente qua sotto. E ehi, che cosa abbiamo di bello qui? Oh, vediamo. Ecco, non capisco di chi siano queste cose. Di Daniel, di Agrippa, di Weir, di Herbert, che è morto, mi sa. Non lo so. Olio. Anzi, no, era un laudano, scusatemi. Qui dietro che non c'è assolutamente nulla. E va bene. Ok. Allora, dovremmo proseguire. Dovrei sistemare invece il microfono, però vabbè. Ok, bene. Il nostro viaggio qui nel castello di Brandenburg sta per avere una fine, finalmente. E wow, che bello questo. Oh, è questo. 15th of August 1839. The blood wards are failing. The shadow beckons and its cry disarms my actions. Hurry, no time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. No, non voglio farlo. Cut the flesh. No. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold. Non mi fido di Alexander. Hurry. E che bel coltello però, eh? Alexander, no, amico. You must let me be. I have to concentrate. Take the man, cut the lines, cut the flesh, watch the blood spill, let it come. Oh mio Dio, devo farlo. Oh mio Dio. Please, I didn't do anything. Take the man, cut the lines, take the man, cut the lines. Please, the man cries. A parte tutto il discorso da psicopatico, il resto era divertente. One life for another. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadow from my domain. La porta che si è aperta da sola non è un buon segno. Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. E vabbè, sì, questa cosa ci riporta al fatto che Alexander sta dicendo a Daniel che è lui che deve fare i sacrifici, che deve ammazzare la gente perché l'ombra esige questa cosa. Cut the man, take the line, cut the man. Oh mio Dio, oh, ehi. Oh, che bello.
È come un salame con... Vabbè, lasciamo stare. In the box e... non c'è più niente. Vabbè. In poche parole mi sa che non sono tutti ovviamente degli assassini. O almeno lo deduco io. Quindi... il povero Daniel sta diventando un pazzo psicopatico che ammazza la gente, così a buffo, a caso. E Alexander se ne ravvede, tanto non è lui che fa il lavoro sporco, è Daniel. Quindi... ma quanto sono carine le immaginette che mettono all'inizio. Le mani legate, la gente che muore, il sangue, la rosa, proprio poetiche, sì, però... Ok, iniziamo malissimo. C'è una nebbia. Che è questo tubo? Devo seguire il tubo? What are my intentions, Daniel? Salvation. It used to be yours, but now you only seek misplaced revenge. How do you justify your violence? Is it for the greater good? Are you doing the world a service? È colpa tua. It is you who caused all this pain and death. If you had accepted your fate and submitted to the orb when you first discovered it, none of this would have happened. It's your curiosity in league with your selfishness that is killing us both. No, è stata colpa tua, brutto vecchio bastardo. No! È ancora vivo, signor Gillette! Pensavo fossi rimasto nella fogna, maledetto bastardo. Questo rende le cose un pochettino più difficili, ma non riuscirai a mettermi i bastoni tra le ruote, signor Gillette. Allora, io mi nasconderei dietro queste colonne gigantesche e... non sento alcun rumore. Oh, ora inizio a sentirlo. Vabbè, posso continuare tranquillamente. Passiamo qui. Spero di non trovarmelo in faccia proprio. Perché in genere sono così simpatici i tizi di amnesia. Tensione nell'aria. Ma perché c'è questa nebbia schifosa? E comunque la musica finalmente mi dice che se n'è andato il mostro. Ehi, che cos'è questo fungo radioattivo qua? Potrei romperlo con qualcosa, quindi? Allora... oh mio Dio, che cos... è una mucca? È una mucca gigante! Con del fuoco! Cioè, l'hanno fatto entrare in quella mucca gigante? Oh mio Dio, e lui non si era accorto di nulla, giustamente. Che schifo. Non c'è niente. Ah, no, ecco. C'è... no. Non c'è nulla. Mucca? Che cosa nascondi, mucca? Ehi! Ehi, ehi, ehi. Un pezzo di sfera. Ottimo. E quindi immagino che devo raccoglierne altri. Va bene, affronterò il signor Gillette e riuscirò con molta calma. Funghi, ci vediamo dopo, funghi. Quindi, seguendo la teoria del tubo, tecnicamente adesso dovrei tornare indietro e seguire un altro tubo circa. Anche perché c'è una nebbia fittissima e un posto enorme che ci si perde. Oh, ehi, c'è lei per aria, fantastico. E qui nulla. Ottimo. E come faccio a
No, probabilmente non è questa la via. Buttarmi giù non penso sia una delle opzioni migliori, quindi andrò a caso. Ah no no, c'è il tubo, c'è il tubo. Fantastico, sto tornando indietro. Magari devo andare sugli angoli della zona dove stava il ponte. Magari, magari sbaglio. E non sento alcuna traccia del signor Gillette. Fantastico, di qua non si può passare. Non lo so, immagino che se ne sia andato il signor Gillette. Ma sì, io mi metto sempre qua vicino. Così se ho bisogno mi metto dalle parti delle colonne. Oh, il tubo, benissimo. C'è tensione comunque nell'aria, anche se non c'è il signor Gillette. Gillette, il meglio di un uomo. Per quanto uomo possa essere quella cosa. Allora, dunque, andando in questa direzione. Sì, c'è un altro tubo, quindi. Ok, quindi ce ne sono due. Forse ce ne sono anche di più, non li ho visti io. Oh, fantastico, una porta. E che cos'è questa cosa? Io mi chiudo, comunque non si sa mai. Dato che... Che cavolo è? Seguiamo le mestruazioni che portano verso quella cosa. Che cavolo è? Brutti bastardi! Mi avete fatto prendere un colpo per nulla. Ok. E wow, ho preso un altro pezzettino di sfera. Quindi teoricamente cosa dovrei fare adesso? Andare dentro quel sarcofago con i chiodi che spuntano da tutte le parti? Eh? Devo? Deduco di sì, perché le ossa qua non mi aiutano. Oh. E vabbè, che vi devo dire ragazzi, non c'è nient'altro qua in giro, quindi proviamoci. Fantastico, fantastico. E questa è un'altra tortura, oh mio Dio, l'occhio che gli è schizzato, è schifo. Fate schifo, Alexander e Daniel. Ah! Bene, io finirei qua questo gameplay. Noi ci vediamo per il prossimo. Vediamo. Quindi, ci vediamo per il prossimo. E un ciao dal vostro Vale93 Ba. Ciao!